Da 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 da! La grande e bellissima statua della chimera. Sei una chimera, o mia cara chimera. Che iscrizione è questa? È un'iscrizione etrusca. Bravo, lo vedi? Non solo c'ha il capro espiatorio, la serpe e il leone, ma addirittura il leone è pure ferito. E le unghie, guarda, guarda le unghie. Ma non è un leone qualunque, è un leone che ha addirittura i peli dietro, alle gambe posteriori. E c'ha pure il ventre da serpe, guarda, lo vedi? Sì. Ed è un maschio. Cioè, è chimera, però un maschio, lo vedi? Oh! Eccolo qua, eccolo qua, guarda. La chimera era uno degli animali mitologici più... Allora, fai vedere San questo. San Giorgio, che vabbè, non è il San Giorgio, ma è l'emulo di San Giorgio. Non è l'emulo. Medioevale, è quello mito, vero. Il mito, l'immagine di San Giorgio nasce da questa immagine. Certo, qui. Certo. Questa è Bellerofonte su Pegaso. Bravo. Uccide la chimera. E chi era... Perché dallo specchio etrusco. Bravissimo. Allora, questa cosa qui è importantissima per far vedere come non solo... un santo, ma anche un mito nasce da un disegno. Ma Gesù Cristo, sì, vabbè, è un mito, esatto, interpretato secondo la critica, esatto, cristiana, diciamo eresiaca, rispetto, esatto, al platonismo, esatto, che è quello che l'ha creato davvero. Esattamente, tant'è vero che io ho sempre detto che Gesù Cristo è in realtà Seneca. Certo. Il quale Seneca, ricordiamocelo bene, visse in Alessandria, proprio nel periodo della cosiddetta vita di Gesù Cristo. Sì, fra il 49 e il 100 dopo Cristo, per no, me. No, no, prima, prima. No, no, 40... dal 0 al 30. Poi venne a Roma... E poi forse è ritornato, allora. No, lui si è lì andato per studiare. Ah, per è vero, è vero, è vero. Sì, sì, sì. Poi è venuto a Roma, era all'epoca di Nerone, e fu insegnante di Nerone, e poi, entrato in crisi nei suoi rapporti, fu costretto a suicidarsi. Sì. Ma tutto il pensiero cosiddetto cristiano... Con che? Con che? Si suicidò con la? No, io, no, 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 si è suicidato con tagliandosi le vene. Ah, sì? Sì. Si sembrava fatto, di ricordare che si era bevuto la cicuta, no? No, la cicuta, Socrate. Ah, Socrate, è vero. Allora, l'altra cosa che volevo dire, che è piuttosto interessante... Vedi, il particolare della ferita sulla testa di capra, vedi? No, la doppia ferita qua. Ogni animale è ferito, no, lo vedi? Particolare della... Lo vedi? Ecco qua. Ferito sulla coscia sinistra, ferito sul collo. Esatto. Col sangue che gronda anche dal collo, perché il capro è sempre espiatorio, ricordiamocelo. Ma in più rispetto a un leone normale c'ha le crine o le crina che... Infatti è la chimera, non è il leone. Infatti, anche sul dorso. E anche il serpente è ferito, lo vedi? Sì. Perché? Perché appunto Bellerofonte lo ha colpito fondendolo. Fondendolo, perché era l'unico modo, allora, di ucciderlo. Bellerofonte, attenzione. Bellerofonte, il mito di Bellerofonte è molto importante, ricordiamocelo bene. Oh, poi c'è un'altra cosa che volevo dire. Allora, sempre nella zona del Tigri Eufrate, esattamente, siriaca, esattamente. La zona è quella. È lì, l'epicentro è lì. E poi l'altra cosa importante, Pegaso è l'identificazione del cavallo volante nelle sue varie manifestazioni, perché lui è il nome di un cavallo volante. Ma poi ci sono i cavalli volanti con l'unicorno, certo, certo, con l'unicorno, certo, che è molto importante. Certo. L'altra cosa che vorrei dire, perché noi dobbiamo assolutamente sottolineare... Bene, tutto parte dal nome della testa di capra, che appunto in Grecia, sì, in greco antico si chiamava Chimara o Chimara. L'altra cosa che noi dobbiamo dire è importantissimo.
è come l'immagine visiva, l'aspetto di San Giorgio è estremamente interessante. Ricordiamo. Ah, come dico, l'arido di fuoco fuse immediatamente il piombo che colò nel ventre della bella uccidendo all'istante. E infatti quello che vediamo non sono gocce di sangue, ma gocce di piombo fuso. Volevo dire un'altra cosa. L'importanza del significato dell'icona. È chiaro? Allora, nella memoria dell'umanità, il disegno, la memoria visiva è molto più importante di quella primo, logica. Ma soprattutto non esisteva la cultura, non esisteva l'alfabetizzazione, mentre per essere alfabetizzati occorreva dello studio, una disciplina e quant'altro. L'immagine è immediatamente rappresentativa di concetti. La memoria visiva è più importante di qualsiasi altra memoria. Certo. Allora, sulla memoria visiva tu hai sistematicamente la falsificazione. Questa è la ragione per cui i preti hanno sempre riempito di disegni, di quadri, di affreschi e di quello che te pare le chiese, perché l'umanità è rappresentazioni vissuta mitologiche divine. Esatto, divine, è la stessa cosa. Tant'è vero che è importante, vorrei ricordare anche quest'altro miscuglio, la pittura soprattutto italiana del 600. La pittura italiana, soprattutto la pittura italiana del 600, mescola in maniera brillantissima la mitologia, il mistico col profano, la mitologia che era emersa durante il 400 e il 500 fiorentino, soprattutto quindi il re, ma diciamo anche dai monaci cistercensi. Vabbè, ma i monaci cistercensi non facevano gli affreschi con le divinità. No, però hanno riesumato la cultura greco-tolemaica e quant'altro. Da quel punto lì siamo perfettamente d'accordo. Cioè, tutto rinasce da quello, che poi loro ce ne sono, diciamo, assorbiti il monopolio per qualche secolo, dopodiché si è diffuso. Questo miscuglio per cui, nello stesso periodo, veniva commissionato a un grande pittore, inutile che li descriva perché tutti i pittori si sono cimentati, veniva commissionato tanto il quadro relativo al cristianesimo, Madonne, Cristi e San Giuseppe e quant'altro, tanto le divinità classiche, è chiaro? L'altro aspetto che è veramente importante è la persistenza della icona della maternità, per cui la Madonna è in realtà, per quanto riguarda l'italianità, l'Italia, è Mater Matuta. Matuna, certo. Matuta. Certo. È Mater Matuta, certo. Ma è addirittura della cultura appenninica l'immagine di Mater Matuta, addirittura risale al 1200-1500 a.C. Ma ci sono poi tutte le immagini, adesso lo leggeremo. Questo è un caditoio, non un cagatoio, un caditoio, che forse era usato anche come cagatoio. Ma questo basta che ci fai cadere, la gente. Dipende da che cosa facevi, da che cosa facevi sporgere, capito? Qui siamo, diciamolo per gli amici che vedono le boiate che facciamo noi, qui siamo alla porta fiorentina, vedi, questo è Cosimo Medici, no? Cosimo Primo, certo. Che l'ha ritrovata, il benvenuto Cellini ritrovò in questo luogo la chimera, non l'ha trovata lui, l'hanno trovata gli operai mentre facevano la porta. Cosimo era leggermente prima, benvenuto Cellini, ricordiamocelo. Sì. Cosimo è dopo, Cosimo è contemporaneo. Allora, 1553, però la cosa di benvenuto Cellini importante è che lui, non pago di quello che era stato già ritrovato, si mise a scavare, ovviamente con l'aiuto degli operai, e ha ritrovato poi la coda che era mancante, che era il serpente. Vedi, abbiamo Cosimo Duce, il Duce, Cosimo il Duce, qui, guarda di sopra. Sì, Dux. Duca, in senso di Duca. Beh, certo, conduce. No, ma senso di Duca, padrone del Ducato. Sì, vabbè, comunque è sempre legato a Dux. Dai, andiamo. Cosa. No, per gli amici, qua siamo a Porta Fiorentina di Arezzo. Certo. Ad Arezzo, dove
potete ammirare, a parte le mura e tutti i monumenti eccezionali che ci sono ad Arezzo, uno più bello dell'altro. Ecco, qui c'è scritto che porta San Lorentino. Infatti, era la porta fiorentina. C'è un altro aspetto che dobbiamo San dire. San Lorentino in onore di Lorenzo, ricordiamocelo sempre. E l'ultima cosa che vogliamo dire, che è piuttosto importante, è la presenza nella cultura aspetta, mi faccio un selfie. Sì, come il buon Renzi, Matteo Renzi. È qui un luogo dove lui il babbo bazzicato. Sì, voglio dire, la persistenza di personaggi più o meno mitici che sono anche ambivalenti, plurivalenti, perché questa chimera qua è un personaggio molto polivalente. C'ha molte interpretazioni il personaggio della chimera, cioè c'ha tutte. Allora, intanto porta disgrazia e catastrofi. Così credevano in antichità. Sì. Ma poi soprattutto rappresenta i lati peggiori dell'animo umano, ed è quella la metafora più importante. Nei popoli italici del sud, tra i reperti che ci hanno lasciato, c'è stato un proliferare di figure animali piuttosto ibride, molto ibride, quindi c'è una tendenza evidentemente a, come dire, a identificare con certi animali particolari i vizi umani, che poi è seguitato in Trilussa, in Belli e poi per ultimo in Orwell, non ce lo scordiamo mai, dicevamo prima. Esattamente. Cioè, quando uno parla del maiale che è più uguale del maiale, e il Belli parla del somaro che è più colto di tutti gli altri animali, c'è poco da discutere. Ma ricordiamoci Fedro, ricordiamoci quello contemporaneo Esopo. Quello francese precedente degli Illuministi, La Fontaine, della Fontaine. La Fontaine non ha fatto altro che tradurre il francese Fedro, il quale Fedro aveva tradotto. Dopodiché, cari amici, questo a dire la replicazione delle icone, o icone come vuoi chiamare, è la replicazione, il recupero storico e iconografico delle rappresentazioni mitologiche replicate continuamente. Attenzione, queste figure mitologiche permangono nella memoria collettiva e singola, nei sogni del sogno. Nell'onirismo. Esattamente. Certo, è chiaro. Va bene. Allora, abbiamo detto un bel po' di cose anche stamattina. Esattamente. Allora, andiamo, dai. A presto.